un saluto a voi cari congressisti, cari delegati, e un saluto al segretario generale dell'UST di Catanzaro, Cotone e Pippo, Pino De Tursi, un saluto agli amici Salvatore Illuminato e un ringraziamento per l'invito, un saluto a due leoni, al nostro segretario Enzo Bufali e al nostro segretario nazionale Pino Marinaccio. Li ho definiti i due leoni per la grinta con la quale hanno fatto da apripista con le manifestazioni di Milano e di Catanzaro a quella che poi è stata una grande vertenza nazionale, una grande vertenza che rivendicava e rivendica tutt'oggi il no secco alla privatizzazione, all'ulteriore privatizzazione, il no a una riorganizzazione di PCL che ci avevano presentato nell'accordo del 25 settembre del 2015 come una miniera d'oro. Quell'accordo doveva stravolgere il recapito e investire in logistica, in e-commerce. Invece di tutto quell'accordo abbiamo visto solo montagne di posta nei centri di recapito e abbiamo visto solo l'azienda che batteva dove? Nel taglio delle zone, per cui l'unico interesse era quello di abbattere i costi e quindi diminuire il personale anziché investire e sviluppare come fanno le grandi aziende che si occupano di logistica e di recapito. E infine rivendicava anche il declino di mercato privati e lo rivendichiamo ancora oggi, un'azienda in delirio, un management in delirio che mira esclusivamente a spremere sul territorio tutti noi applicati negli uffici postali senza ritegno, un'azienda e dei dirigenti che prendono il territorio come un'arancia da spremere perché sanno che si fermeranno per qualche anno, per qualche mese e poi andranno a ricoprire cariche sempre più alte, a discapito nostro. Ecco, tutte queste fasi sono state ripercorse nella puntuale relazione di Salvatore Fragale, a cui faccio i miei complimenti, relazione che condivido pienamente. Ecco, io non vorrei farla lunga anche per non prendere tempo ai numerosi delegati che sono veri protagonisti di questa giornata congressuale. Ecco, io approfitto solo per fare gli auguri alla classe dirigente che verrà, augurando veramente un grande in bocca al lupo per le sfide che ci attendono e sono sicuro che questo territorio con la giusta determinazione raggiungerà traguardi ambiziosi, sempre con SLP nel cuore. Grazie.